Mister, secondo test dal ritiro in Alto Adige, che cosa ci portiamo a casa da questa partita? Ma è stato sicuramente nel primo tempo una partita ben fatta da parte nostra, soprattutto dal punto di vista così della mentalità, perché affrontavamo una squadra di categoria superiore, però la squadra ha giocato la sua partita, ha rischiato pochissimo e ha avuto le sue occasioni, stiamo crescendo di condizioni. E nel secondo tempo la squadra era forse anche partita meglio, poi una volta passata in svantaggio qualche problema. Anche perché giocavano molti ragazzi giovani e soprattutto giocatori che stanno recuperando la migliore condizione, però sono soddisfatto, l'unica problematica è stata quella di Soleri che è uscito per il colpo che ha ricevuto, però per il resto bene. Ecco, come hai detto, è stato un primo tempo molto equilibrato, combattuto, poi forse nella ripresa qualcosa è mancato, ci siamo più scomposti in alcune circostanze, come in occasione dei due gol dell'Empoli. Ma sì, adesso, a prescindere da quello che è stato che sono stati i gol dell'Empoli, nel secondo tempo dovevamo trovare meglio le misure, ma erano meno abituati a giocare insieme, perciò ci sta, una squadra con tanti giovani che però hanno fatto sicuramente la loro parte bene contro, ripeto, una squadra di categoria superiore come l'Empoli. Lo Spezia che comunque, soprattutto nella ripresa, come ha detto anche lei, ha impensierito più volte Vasquez, l'estremo difensore azzurro, sintomo comunque di una squadra che è in fase di rodaggio, in fase di crescita. Sì, ma adesso il percorso che dobbiamo fare è quello di crescere dal punto di vista atletico, innanzitutto, lavorando bene, e poi il resto verrà di conseguenza, a mio parere. Per ora stai provando molto la difesa 3, è quella secondo te l'impronta da cui ripartire? Ma è stato il finale di stagione, è stato così, ma noi abbiamo tutte le caratteristiche per giocare anche con i quattro difensori. È arrivato da qualche giorno Sar, subito in campo nella seconda frazione e diciamo subito ha sfoderato anche un paio di parate importanti. Che giudizio dai all'estremo difensore accurato? Ma sì, do un giudizio in generale, non sulla partita. Lui ha avuto la sventura l'anno scorso di farsi male, altrimenti era il portiere titolare della Cremonese, che è una delle squadre più importanti di questa categoria. Ci siamo informati, il nostro preparatore dei portieri Gazzoli lo ha allenato già in passato e perciò sono molto soddisfatto del suo acquisto. Ora gli ultimi giorni di ritiro, cosa ti aspetti di vedere in questi giorni e per l'ultima sfida che chiuderà poi il ritiro in Trentino contro il Bochum? Ma cioè, noi abbiamo giocato tutti amichevoli di alto livello perché anche il Bochum gioca nella Bundesliga, la Serie A tedesca, e perciò non stiamo a vedere così il risultato, ma vogliamo vedere la crescita, ripeto, innanzitutto atletica, che è la cosa importante in questo periodo. Poi noi abbiamo il vantaggio che la squadra si conosce abbastanza perché abbiamo tanti giocatori che erano con noi anche nel scorso torneo. E più ci avviciniamo al campionato e più dobbiamo crescere, cioè non è sicuramente il risultato la cosa che ci interessa in questo momento. Ecco, visto che hai provato molto in allenamento la pressione sull'uscita a palla degli altri e viceversa anche l'uscita a palla nostra per cercare di farla al meglio, vuoi cambiare qualcosa rispetto all'anno scorso su questo fondamentale o no? No, noi l'anno scorso eravamo una squadra abbastanza aggressiva, riuscivamo a recuperare bene la palla anche per caratteristiche dei giocatori. Oggi qualcosa di buono da quel punto di vista si è visto perché abbiamo recuperato spesso il pallone sia con i centrocampisti che con i difensori grazie al lavoro degli attaccanti, però ovviamente sono solo, non so, 17-18 giorni che ci alleniamo e perciò è ovvio che, ed è anche normale che ci siano delle difficoltà. Andremo in crescendo per me, adesso nei prossimi 20 giorni, sicuramente. Con un po' di difficoltà nella ripresa dietro, perché Wisniewski forse deve ancora prendere al meglio le misure, insomma è stato fermo un anno, insomma Sì, non è facile. Wisniewski noi lo dovremo valutare tra più di un mese, perché lui, a parte il fatto che l'anno scorso ha giocato alla fine 20 minuti in un anno, e in più è un giocatore di struttura. È un giocatore pesante, è altissimo, gli ci vuole più tempo, ma Wisniewski è una certezza della nostra squadra. Stessa struttura fisica importante è quella di Pio Esposito che però stava crescendo molto nel finale del campionato scorso
e penso che stia continuando questa crescita. Tu l'hai fortemente voluto, è un giocatore che può essere molto importante per la nostra squadra. Io sono molto soddisfatto di tutti e quattro gli attaccanti che ho. Intanto perché sono attaccanti di grande dedizione al lavoro, che è importante nel campionato di Serie B. So che il tifoso e anche l'allenatore vorrebbe l'attaccante da 25 gol, lo vorrebbero tutti, però se invece un giocatore solo fa 25 gol, in quattro se li dividono, però lavorano anche per la squadra, io preferisco così. E più Esposito è un 2005 ed è un giocatore di straordinaria prospettiva, secondo me. L'ultima domanda te la faccio su un centrocampista, l'anno scorso abbiamo visto poco, che è Corradini, però continua a allenarsi, insomma, che giudizio hai? Corradini è un giocatore che deve crescere, deve capire un po' il ritmo del campionato, ma anche lui ha caratteristiche importanti di palleggio e sicuramente avrà più spazio, perché nonostante non abbia giocato l'anno scorso con me, è cresciuto molto, un ragazzo molto, molto serio, che deve crescere anche negli errori che commette. Oggi ne ha commesso uno, ma ripeto, fa parte della crescita del giocatore, però io confido molto anche in lui. Grazie. Prego.